Thank you.
classifica assoluto e andiamo a premiare il primo. Ci ha fatto emozionare, ha lottato per la vittoria e comunque merita ovviamente il premio perché ci farà ancora tanto emozionare in quanto giovanissimo. Antonino Branca! A premiare il consigliere comunale di Reggio Calabria, Milia. Grazie. Aspettiamo il nostro campione. Antonino Branca, scuderia piloti per passione. Bravo. Grandi emozioni Antonino, complimenti. Grazie. Perché va a ritirare subito, immediatamente, Carmelo, hai fatto le spalle, ma tu sei, Carmelo torna indietro, tu sei atletico, ma vai a ritirare anche il premio della classe 1150 gruppo E2SS, ma intanto premiamo il terzo, che è Francesco Infortuna. Eccolo qui, sta arrivando. Uno spettacolo incredibile, ci avete davvero divertito voi tutti quanti, ma poi si sa insomma. Grazie, grazie Francesco, secondo posto, ancora una volta ritroviamo Antonino Branca. Classe 1150, gruppo E2SS. E al primo posto, ancora un altro, Carmelo Scalavozzini. Bello vedervi insieme, avete lottato davvero fino all'ultimo secondo. Secondo posto, Antonino Branca! E il primo posto, il vincitore, una grande emozione vederlo tornare alla vittoria, giustamente portato in trionfo dagli amici della Scuderia Spromonte, Carmelo Scalavozzino, che poi sappiamo che è leggerissimo, di conseguenza è anche un grosso sforzo. Bene, complimenti, un grande, grande piacere, una grande emozione vederti tornare alla vittoria. In questa occasione, oltretutto, c'è, vogliamo dare un ulteriore premio offerto dalla Vale Sport, un nuovo, diciamo, un premio che va a omaggiare il miglior pilota reggino della manifestazione. Tu sei di Tellaro, ma Tellaro è Reggio Calabria. Quindi, complimenti. Francesco, siete stati straordinari, ci avete offerto delle emozioni incredibili, voi e tutti quanti i piloti e le scuderie che hanno fatto questa decima edizione della Santo Stefano Gambari.